E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente mi ritrovo col cavalletto, la macchina fotografica e i softbox a registrare questo video per il mio canale YouTube. Ragazzi, appena finito l'evento Apple l'ho proprio guardato qui alle mie spalle. Ragazzi, è stato davvero fantastico. Ci sono stati ben 1, 2, 3, 4, 5 prodotti? Sì, forse sì, ve li elencherò man mano durante questo video. E ragazzi, sono stati uno più bello dell'altro, almeno per quanto mi riguarda. Quindi non perdiamo tempo e ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui ragazzi, adesso vi andrò ad elencare singolarmente tutti i prodotti e tutte le loro novità. Quest'anno la presentazione si è tenuta allo Steve Jobs Theater. Ragazzi, inaugurato proprio quest'anno ed è davvero bellissimo, magari vi lascio qualche foto qui per farvelo vedere. In pratica però è a forma circolare, tutto composto da vetri intorno e da lì c'è un panorama veramente veramente mozzafiato, ragazzi. Il mio computer è impazzito! È partito l'Apple Events. Vabbè, chiudiamo e torniamo a noi, va. La presentazione quest'anno si è tenuta allo Steve Jobs Theater, ragazzi, che è veramente bellissimo. Magari vi lascio qualche immagine. È composto praticamente su tutti i lati a forma cilindrica con dei vetri e da lì il panorama è veramente veramente mozzafiato. Spero di riuscire ad andarci magari qualche volta. Il primo prodotto che è stato presentato al teatro di Steve Jobs è l'Apple TV. Ragazzi, spero che tutti voi conosciate l'Apple TV, ma in ogni caso non ci metto nulla a spiegarvelo. In pratica è una scatoletta nera. Non so come meglio definirla, ma c'è una mosca che mi ronza sul cavalletto e mi sta dando tantissimo fastidio. Dove eravamo? Ok, l'Apple TV. Ragazzi, l'Apple TV non è altro che una scatoletta nera che è collegata tramite cavo HDMI al proprio televisore. Va a streamare un sistema operativo chiamato tvOS, che inoltre quest'anno è stato aggiornato, per programmi, giochi, software, Netflix, Sky e moltissimi altri programmi. Ma la novità principale di quest'anno, di questa Apple TV, è stato proprio il 4K HDR, che rende dei colori molto più belli, molto più dinamici e quant'altro. I prezzi non sono variati di tantissimo, un attimo che vi controllo e vi dico i prezzi precisi. Sono 199 per la versione da 32 GB e 219 per la versione da 64 GB. All'interno abbiamo cavo di alimentazione, cavo Lightning per ricaricare il telecomandino da remoto e l'Apple TV stessa e il telecomando appunto. Apple Watch Serie 3! Ragazzi, sì, hanno presentato proprio oggi, credo per voi domani, spero di riuscirlo a caricare in giornata, l'Apple Watch Serie 3. Ci sono state parecchie migliorie, ma di quelle che sono riuscito a capire e spero di riuscirle a capire man mano andando a guardare in web o magari acquistandolo e portandolo proprio al mio polso, fondamentalmente sono che hanno aggiunto un'antenna dove è possibile captare le chiamate proprio come se avessimo la SIM card inserita all'interno dell'Apple Watch. Spero di riuscire a capirci meglio e vi farò sapere magari un po' più avanti in qualche video dedicato. Ma le novità più importanti che sono uscite quest'anno all'evento Apple sono iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Come dicevano anche i rumors, d'altronde, oramai ci azzeccano sempre, o quasi. Questi tre prodotti sono davvero bellissimi, ragazzi. Finalmente hanno riportato il vetro sul retro. Sì, sarà molto più delicato rispetto all'alluminio, ma ragazzi, a me piace davvero tantissimo. Il vetro sul retro è una caratteristica che si lo renderà, che si sporca, che scivola dalle mani, ma è veramente veramente bellissimo. Per quanto riguarda iPhone 8 e iPhone 8 Plus, ragazzi, gli schermi sono i medesimi di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, quindi schermo da 4,7 pollici per l'iPhone 8 e da 5,5 per l'iPhone 8 Plus. Le novità più importanti di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, ragazzi, sono state fondamentalmente lo schermo True Tone, la ricarica wireless e delle altre baggianate che non ricordo neanche il nome, ma fondamentalmente il telefono è iPhone 7 con dei piccoli cambiamenti, quindi che novità è? Apple, che mi combini? E adesso passiamo al big di quest'anno, iPhone X. Ragazzi, è veramente bellissimo, con lo schermo quasi al 100% full frame.
è davvero spettacolare. Proprio come dicevano i rumors, ragazzi, dove ci sarà quell'ondicella che andrà a nascondere, a contenere più che nascondere, la videocamera, la capsula auricolare, la doppia videocamera in realtà, tutti i sensori e quant'altro. A destra e a sinistra di questa striscetta, che è questa rientranza più che altro, ci sarà tutte le icone di stato che prima c'erano normalmente su tutto lo schermo e che andavano ad ingombrare all'interno dello schermo di iPhone, e quindi avremo più spazio e più superficie di lavoro. Quest'anno Apple ha introdotto su iPhone X, solo perché non l'ha introdotto anche sull'iPhone 8 e così mi portavi qualche novità in più, ma vabbè. Su iPhone X ha introdotto questo schermo OLED con dei neri perfetti e dei colori super nitidi e super non mi viene la parola, così ho detto super, ve lo dico subito, colori fedelissimi. Ma adesso voi mi direte, come ha fatto Apple a far sbloccare l'iPhone senza mettere il Touch ID sul retro e facendolo sbloccare con la stessa velocità di prima? Vi rispondo subito. Ragazzi, ha messo queste due fotocamere 3D e un sensore laser che va a captare la forma 3D del proprio viso ed è, dicono almeno, che è più affidabile del 50.000 volte rispetto a prima. Adesso voi mi direte, e quante domande che fate, ma come facciamo a sbloccare l'iPhone, ad accendere lo schermo, a passare da un'app all'altra senza più il così maledetto tasto home? Apple ha risolto questo problema con delle gesture, davvero carine, davvero interessanti, swipando verso l'alto, non so, fa tantissime cose, ragazzi, vi lascio qualche clip e qualche video, e sono veramente geniali e davvero davvero uniche. Apple inoltre ha lasciato un buoni 10 minuti della sua presentazione per queste nuove faccine che vanno a collegarsi con il nostro viso e in modo da apportare l'espressione del nostro viso appunto sulla faccina. Sono davvero carini e chi mai li utilizzerà, Apple? Solo in America possono usare queste cose. Ragazzi, ovviamente il riconoscimento facciale tramite queste telecamere 3D è possibile applicarlo su più facce, proprio come l'impronta che ne potevamo mettere fino a 5, mi pare, e sarà abilitato per tutte le opzioni che avevamo prima anche col Touch ID. Questa si chiamerà Face ID. Cosa più banale non poteva essere. Ragazzi, credo sia abbastanza inutile andare ad elencarvi le caratteristiche tecniche, processori. Tanto come tutti gli altri anni, l'hanno velocizzato del 20%, del ottimizzato del 50%, la batteria dura fino a 2 ore di più rispetto ad iPhone 7. Diciamo che queste cose le sappiamo dato che Apple ce le porta ogni anno e le 2 ore di batteria ce le abbiamo dilazionate in tutti gli anni che avremo l'iPhone praticamente. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero di essere stato esaustivo con le caratteristiche che vi ho appena elencato e quindi vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale per restare aggiornati su tutti i video che porterò e soprattutto con una bella novità che ci sarà proprio domenica qui sul mio canale, e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube. Ah ragazzi, quasi mi dimenticavo, i prezzi dell'iPhone X sono per la versione da 64 GB 1189, li sto leggendo perché non li ricorderò mai a mente, e per la versione da 256 ben 1359 euro. Pazzia ragazzi, non lo acquisterò mai, spero di riuscire a portarvelo un giorno o l'altro. Ciao!